Ciao a tutti e ben ritrovati. Continuiamo a parlare degli Egizi ed ora parleremo della religione degli Egizi. Allora, prima di tutto, gli Egizi erano politeisti, cioè credevano in più divinità, erano molto religiosi e poi adoravano il faraone perché lo consideravano proprio come una divinità. E avevano inoltre molti templi, ognuno di questi era dedicato ad una divinità diversa. Gli Egizi adoravano il Nilo e consideravano anche questo come una divinità. Allo stesso modo vedevano anche il sole, la terra, il mare e gli animali. La divinità più importanti erano Ra, Iside e Osiride. E le divinità avevano sembianze umane, loro le immaginavano come degli umani, appunto col corpo umano. Adesso parliamo della morte. Gli Egizi credevano nella vita dopo la morte, quindi consideravano appunto l'esistenza di un al di là. Quando moriva un nobile o un faraone, il corpo doveva rimanere intatto, perché in questo modo avrebbe conservato l'anima. Quindi cosa avevano imparato gli Egizi? Avevano imparato la mummificazione, cioè mummificavano i morti. Qual era il procedimento? Allora, prima di tutto, il corpo doveva essere lavato, il corpo del defunto veniva lavato. Poi venivano estratti gli organi interni, tolti appunto dentro al corpo, e venivano riposti in contenitori che si chiamavano canopi. Ogni contenitore era destinato ad un organo diverso, quindi i canopi non erano tutti uguali, c'era quello per il fegato, quello per l'intestino, quello per i reni, e venivano appunto conservati in questi contenitori. Solo un organo non veniva estratto ed era il cuore. Questo perché? Perché consideravano che arrivato nell'aldilà, il defunto avrebbe incontrato lì il dio Anubi, il quale avrebbe preso il cuore del defunto e lo avrebbe poi pesato e avrebbe messo sulla bilancia il cuore ed una piuma. Se il cuore era più leggero della piuma, allora vuol dire che il defunto era stato buono e quindi a quel punto poteva andare nell'aldilà. Se invece il cuore era più pesante della piuma, sarebbe stato mangiato e divorato dai demoni perché appunto era pieno di malvagità. Il cuore quindi non veniva estratto. Poi il corpo, dopo questo procedimento, quindi veniva lavato, venivano tolti gli organi, veniva poi ricoperto di sale perché doveva essere essiccato. Quindi il sale appunto assorbe l'acqua e veniva essiccato. Dopodiché, dopo che il corpo era ben essiccato, veniva ricoperto di bende. Viene ricoperto di bende di lino e veniva chiuso in un sarcofago. Il sarcofago poi veniva riposto in una tomba e intorno venivano messi vari oggetti che potevano essere utili per la vita quotidiana del defunto. Le tombe e i faraoni, parliamo ora. Allora, inizialmente le tombe erano dette mastabe ed erano un cumulo di pietre e di sabbia con dentro una grande camera di sepoltura. Quindi inizialmente le tombe erano molto semplici, erano dei cumuli. Poi pian piano nel tempo i faraoni fecero costruire la prima piramide a gradoni. Poi, durante il Regno Nuovo, furono costruite le tombe sotterranee. Quindi pian piano queste tombe hanno preso una forma sempre più diversa e sempre più definita. Poi diventarono appunto delle tombe sotterranee. Nel 2700 a.C. fu costruita la piramide più antica, quella del faraone Djoser, ma ci sono 80 piramidi costruite sulla riva occidentale del Nilo. Le piramidi più conosciute sono quelle di Giza, che oggi sarebbe l'attuale Cairo, e diciamo, le tre piramidi più popolari, più conosciute, sono quelle di Cheope, Chefren e Micerino, che erano tre faraoni molto importanti del regno antico. Vicino a queste tre piramidi fu costruita la Sfinge, che era una grande statua col corpo di leone e aveva come ruolo quello di proteggere appunto le tombe di questi tre faraoni. È un argomento molto interessante e molto affascinante, infatti sono stati tanti libri, tanti film e insomma è molto particolare. Resta molto impresso, quasi sempre, soprattutto la storia del cuore, perché è un po' particolare, però com'è vero che ritorna spesso, no? Quando studiamo la storia, ritorna la necessità di accompagnare la morte con degli oggetti per la vita quotidiana, perché quasi è come appunto voler vedere che quella fine poi segna un nuovo inizio, cioè il defunto è morto sulla terra, però continua la sua vita da un'altra parte, che è un'immagine sicuramente molto rassicurante per alcuni aspetti. Allora, detto questo, io vi invito a scaricare la mappa che troverete al di sotto di questo video che vi aiuterà
appunto nello studio di questo argomento. Augurandomi sempre di essere stata chiara, riascoltate questo video. Aiutatevi con la mappa a ricordare, però la mappa per essere utile la dovete sfruttare al meglio, quindi dovete aggiungere parole, dovete sottolineare, dovete cercare di fare in modo che questa mappa sia utile per voi. Non vi dovete adattare alla mappa, è l'esatto contrario. Inoltre troverete un audio che vi aiuterà nella prima lettura, quindi ascoltate, guardate il video. Aiutatevi con la mappa, ascoltate l'audio che vi aiuterà nella prima lettura e poi avete un'interrogazione meravigliosa, soprattutto perché vi sentirete più sicuri. Questa è l'arma vincente, la sicurezza. Dovete sentirvi sicuri. Se avete le idee chiare, se avete un ottimo schema mentale, non potete sbagliare. Quindi, ricordandovi sempre che quando dobbiamo affrontare un'interrogazione dobbiamo rispondere bene tutte le famose quattro domande del giornalista: dove, come, quando e perché. Quindi, dove è accaduto il fatto, come è successo, quando è successo il fatto e perché ne stiamo parlando. Dopodiché, dopo aver risposto a queste importanti, diciamo, domande, potete anche mettere delle opinioni personali, però ricordatevi che ci sono informazioni molto importanti che dovete riportare. Va bene? Detto questo, io vi mando sempre un bacio con grande affetto e vi invito a guardare anche i video successivi perché continueremo a parlare degli egizi. Grazie e ciao!